Nella puntata di oggi ci occupiamo del comignolo. È una parte dell'architettura che sta un po' nascosta. Questo ovviamente è dovuto proprio alla posizione che ha, anche se spesso diventa un elemento connotante dell'architettura. Basta pensare a esempi bellissimi come i comignoli di Gaudì a Barcellona, per esempio, che sono delle vere e proprie opere d'arte che uniscono alla loro funzione anche una forma imponente e appunto una lavorazione molto particolare delle superfici che li rende proprio un elemento fondamentale nell'architettura in quel contesto. Altro esempio bellissimo è quello dei comignoli alla veneziana, che sono nati dopo il 600-700, gli incendi appunto a Venezia, causati proprio dalle faville, quindi da un malfunzionamento dei comignoli stessi, ha portato a un'evoluzione della forma e a costruzioni molto particolari. I comignoli veneziani utilizzano una specie di sifone d'aria e quindi hanno un'uscita dei fumi non diretta ma indiretta. Questo proprio per raffreddare i fumi ed evitare appunto scintille che potevano causare l'incendio dei tetti. E quindi questa consapevolezza ha portato ovviamente poi anche a scelte stilistiche, quindi a una forma molto particolare appunto dei comignoli che nel caso di Venezia diventano un altro elemento connotante appunto delle facciate e del paesaggio urbano. Negli ultimi anni assistiamo a un passaggio tecnologico notevole per quanto riguarda i comignoli. Si è passati dal comignolo tradizionale costruito in opera, in muratura, e che era basato sul principio del tiraggio naturale, quindi di un'espulsione dei fumi dal focolare appunto attraverso una semplice depressione dell'aria dovuta alla temperatura, che causa appunto questo movimento naturale e l'espulsione dei fumi stessi appunto attraverso il comignolo. Siamo passati da questo a comignoli dove il tiraggio quasi sempre è forzato, e questo ha fatto la differenza anche in termini di forma, di dimensioni, di materiali. Mentre, ripeto, una volta si costruiva in opera, quindi erano strutture più o meno belle, ma comunque in muratura, e oggi si tende a pensare di più il comignolo come un elemento prefabbricato, e molto spesso questo viene realizzato come tale, con blocchi di calcestruzzo, comignoli interamente costruiti in acciaio, in rame o in altri materiali. I comignoli moderni rappresentano anche molti vantaggi ovviamente rispetto a quelli tradizionali. Per esempio, quando sono apribili diventano facilmente ispezionabili e quindi tutte le operazioni di pulizia e manutenzione diventano estremamente facili. Sono coibentati termicamente e questo aiuta molto sia nel controllo del tiraggio dei fumi sia per evitare il surriscaldamento e il rischio incendio che, come vedremo più avanti, in alcuni casi può essere rilevante. Spesso sono fatti con materiali che sono resistenti alle condense e questo è un altro vantaggio importante. Qualche volta, quando sono realizzati in doppia canna, addirittura è possibile realizzare la presa d'aria esterna con lo stesso passaggio della canna fumaria, quindi che diventa doppia, che allo stesso tempo serve per prendere l'aria, quindi per la combustione, e viceversa in un secondo condotto interno espellere i fumi. Qualche volta quindi possono essere anche fatti in modo tale da essere completamente indipendenti dal vento, dalla posizione, eccetera. Quindi questi sono alcuni indubbi vantaggi. Al di là della scelta quindi del comignolo, che sia tradizionale o che sia moderno, prefabbricato, ci sono alcune funzioni minime che sono non soltanto quella dell'espulsione dei fumi, che è il motivo principale per il quale viene costruito il comignolo, ma anche allo stesso tempo la capacità di non far entrare dentro l'acqua piovana e quindi essere costruiti in modo tale da evitare appunto infiltrazioni dirette dell'acqua piovana, e questo vale ovviamente anche per la base e quindi essere isolati in modo da non causare appunto infiltrazioni d'acqua, specialmente nel passaggio attraverso gli strati del tetto. Devono essere costruiti in modo da non diventare un problema per quanto riguarda volatili, insetti, nidi, eccetera, che potrebbero compromettere il funzionamento del comignolo stesso. Non devono far condensa e devono essere ovviamente resistenti all'incendio. Le problematiche maggiori negli ultimi anni per quanto riguarda i comignoli riguardano non tanto il comignolo vecchio o il comignolo nuovo prefabbricato, riguardano gli interventi sull'esistente. Molte volte nelle ristrutturazioni più o meno
consistenti dei fabbricati, c'è la necessità di adeguare ovviamente gli impianti, specialmente per quanto riguarda appunto la sostituzione di sistemi tradizionali per il riscaldamento con quelli ad alta efficienza, con caldaie particolari, addirittura quelle a condensazione e così via. E in questi casi si rende necessario l'intervento sulla canna fumaria e il comignolo, la parte terminale appunto. Questi interventi riguardano prima di tutto quello che viene chiamato nel gergo degli idraulici, degli impiantisti, l'intubamento della canna, e cioè l'inserimento di tubi in acciaio, in genere inox, flessibili, che vanno a restringere, diciamo così, la sezione, ma questa rimane comunque sufficiente per poter espellere i fumi, in questo caso con un tiraggio forzato. E un'altra scelta che viene fatta molte volte è quella di una guaina termoindurente che è gonfiabile, aderisce alla forma della canna fumaria e viene poi con del vapore a temperature elevate trasformato in materiale abbastanza duro, resistente, e resistente anche agli acidi delle condense. Bisogna fare molta attenzione quando si interviene sull'esistente se si tratta di comignoli in amianto. Molte volte capita di trovare canne fumarie e persino il comignolo stesso realizzato in Eternit o in materiali appunto che contengono l'amianto. In questo caso bisogna sostituire completamente le parti in amianto, e questo significa ovviamente l'intervento di un'azienda specializzata con una programmazione, quindi una pianificazione dei lavori particolare. Un'altra cosa che viene fatta spesso sono gli interventi di manutenzione di questi comignoli esistenti. Dovendo inserire e intubare appunto la canna, ci si ritrova spesso con piccoli difetti o problematiche di manutenzione più o meno spinta in base appunto anche al livello di deterioramento proprio della struttura muraria del comignolo stesso. Qualche volta si preferisce rifare completamente il comignolo, e questo ovviamente incide un po' più pesantemente nella ristrutturazione, ma sicuramente ne vale la pena, anche perché, come dicevamo anche prima, c'è sempre un isolamento termico che è vantaggioso da molti punti di vista. L'unico rischio che a volte si corre da un punto di vista più architettonico è quello di realizzare degli interventi un po' kitsch, e cioè mettere insieme con l'architettura tradizionale tubi e forme in acciaio che spesso sono poco in armonia, insomma, esteticamente con le facciate o con le coperture appunto degli edifici. Quindi bisogna evitare in qualche modo questo contrasto inutile ed esagerato appunto tra parti tradizionali e parti tecnologiche nuove. Anche nei comignoli moderni molte volte però si deve far fronte a un tiraggio naturale. Questo in modo particolare quando si usano per esempio le canne fumarie per i camini o per stufe e così via. Quando appunto il tiraggio non è forzato, bisogna ragionare in termini di tiraggio naturale, e questo significa una serie di parametri da controllare, da gestire, da progettare anche in modo molto attento, perché altrimenti si pregiudica notevolmente il funzionamento di un camino. Immaginate appunto il classico ritorno di fumo di un camino, proprio perché la sezione della canna o il tipo di comignolo, l'altezza eccetera, non sono stati progettati e realizzati correttamente. Quali sono quindi le regole principali per il dimensionamento in questo caso del comignolo? La prima cosa è l'altezza sul tetto sulla parte più alta dell'edificio quando non abbiamo un tetto, e questo riguarda in modo particolare il luogo dove ci si trova, la direzione principale del vento in quel contesto, ostacoli che possono essere edifici attorno più alti del comignolo stesso, la presenza di più comignoli, la presenza o il posizionamento del comignolo rispetto alla falda in un punto non centrale, quindi verso il colmo, ma in una parte bassa. Questo significa appunto il rischio potenziale, quando per esempio abbiamo una direzione del vento contraria, di avere appunto un effetto depressivo al contrario, e quindi di avere i fumi che vengono spinti verso il basso dal vento che supera il colmo stesso del tetto. Tutte queste regole ovviamente sono facilmente rintracciabili, e ci sono normative appunto che regolano questi parametri dimensionali appunto per quanto riguarda il comignolo. Ed è una cosa, ripeto, importante, perché molte volte ci si trova poi con una funzionalità ridotta appunto del comignolo. Un'altra cosa importante nel caso appunto di comignoli
per camini è la lunghezza minima della canna fumaria. Questa deve essere di almeno 3-4 metri, quindi il problema è quando si costruisce per esempio in una soffitta o nell'ultimo piano di un edificio un camino e quindi la necessità di sporgere, di andare oltre con la canna fumaria appunto per poter garantire un minimo di depressione e quindi di tiraggio naturale corretto. Un altro criterio fondamentale nel dimensionamento del comignolo è la parte di uscita dei fumi e quindi la sezione, diciamo, le aperture laterali per il tiraggio naturale appunto devono essere almeno il doppio della sezione della canna fumaria, quindi per una canna fumaria di 15x15 appunto l'area di quest'area deve essere raddoppiata per due per quanto riguarda le aperture laterali, quindi queste devono essere assolutamente garantite, altrimenti appunto viene a mancare il tiraggio. In genere nei comignoli tradizionali questo viene tranquillamente garantito, anzi il rischio qualche volta è proprio quello di avere un'eccessiva ventilazione del comignolo proprio per aperture molto grandi. Questo diventa anche un rischio potenziale poi per infiltrazioni d'acqua. Per quanto riguarda invece la sezione della canna fumaria, anche questa deve rispettare alcuni criteri. La scelta quindi della dimensione della canna fumaria dipende molto dall'altitudine, quindi dal luogo dove ci si trova, dalla lunghezza della canna, quindi la lunghezza totale dal focolare fino all'uscita dei fumi, dalla potenza del focolare, dal tipo di combustibile che viene utilizzato, dalle perdite dovute proprio alla superficie interna della canna fumaria, quindi quando questa è in muratura per esempio o ha una forma rettangolare o quadrata ha una dispersione maggiore, mentre quando è liscia tipo in acciaio e di sezione tonda c'è una scorrevolezza maggiore appunto dei fumi. Tutte le curve, le deviazioni o addirittura tratti orizzontali appunto influiscono anche queste nel dimensionamento. Per quanto riguarda i camini si potrebbe dire, arrotondando e semplificando un po' il discorso, che il diametro interno di una canna fumaria dovrebbe essere di almeno 25 centimetri e questo ovviamente può crescere in funzione appunto, come abbiamo detto, di questi parametri. In genere, se la canna fumaria viene invece realizzata con una sezione rettangolare, il rapporto tra i due lati non deve essere maggiore di 1,5 e quindi un esempio può essere un 20-30 centimetri appunto nel caso di una canna fumaria per camini. Molte volte si preferisce inserire dei sistemi di tiraggio forzato che purtroppo però non sempre si rivelano efficaci nel caso di comignoli che servono a dei camini che hanno problemi appunto di tiraggio. Regolare il tiraggio di un camino che non funziona bene non è mai facile. E questi interventi, tra l'altro anche con un po' di confusione sulla terminologia, sulla tipologia, anche possono essere dal cappello eolico semplice e liquidale che semplicemente con la pressione del vento aumenta e migliora un po' il tiraggio, ad altri attivatori di tiraggio per esempio di tipo meccanico o tirafumo elettrico o soffiatori meccanici, fondamentalmente sono tutti sistemi che alla base hanno un piccolo motore elettrico, una ventola, e quindi si riesce a controllare più o meno bene la quantità di fumo e la velocità anche dei fumi. Una delle problematiche principali nei comignoli è il rischio incendio. Questo in genere avviene per tre differenti motivi. Il primo è quello dell'incendio causato proprio all'interno della canna fumaria per la presenza di fuligine. Quando questa si accumula sulle pareti c'è questo potenziale rischio di fiammate violente, abbastanza alte le temperature, quindi durano poco come incendi ma sono abbastanza forti e quindi possono causare veramente danni enormi, e questi riguardano non soltanto il comignolo in sé, ma il rischio maggiore ovviamente è quello del contatto dell'incendio con il tetto. Una seconda casistica è quello dell'incendio per surriscaldamento della canna fumaria e della parte terminale, in modo particolare nel punto di unione tra gli strati del tetto e il comignolo stesso. Quando non c'è un isolamento termico sufficiente o quando c'è addirittura il contatto di un tubo in acciaio per esempio o di una canna fumaria tradizionale con un tetto in legno, il rischio è quello appunto di avere una superficie surriscaldata se questa non è distanziata o protetta termicamente. Un terzo caso, anche se più raro, è quello di incendi dovuti proprio alla dispersione della canna fumaria
di scintille o di fumi caldi, di gas caldi, e quindi anche questo è un rischio che va evitato attraverso appunto la costruzione di canne fumarie che siano ovviamente continue. Come si fa a risolvere il problema? Ovviamente la soluzione più semplice per quanto riguarda l'incendio dell'interno della canna fumaria è quello della pulizia periodica, quindi manutenzione e pulizia periodica. Altra cosa importante, cercare specialmente negli interventi di ristrutturazione di distanziare il più possibile gli elementi in legno o comunque materiali termoisolanti anche del pacchetto del tetto che potrebbero a contatto appunto con la canna fumaria calda causare incendi e quindi cercare di isolare termicamente appunto in tutti i passaggi, questo vale ovviamente non solo nel tetto ma anche in passaggio di solai che magari sono in legno o in altri materiali facilmente infiammabili. Nella pratica costruttiva spesso ci si concentra sul comignolo considerandolo la parte terminale di un impianto e si sottovaluta il suo aspetto strutturale, la sua presenza fisica con un peso notevole può essere invece un problema anche legato alla sicurezza degli edifici. Basta pensare ai numerosi crolli di comignoli nelle zone terremotate o persino di casi in presenza di vento molto forte, di crolli di comignoli o addirittura per fulmini. E quindi in tutti questi casi bisogna considerare anche gli aspetti strutturali. Se questa è realizzata in muratura, bisogna fare in modo che un'altezza eccessiva, per esempio, non diventi un bel problema appunto anche di stabilità strutturale. Un comignolo progettato bene dovrebbe essere in qualche modo inserito all'interno nella pianta del fabbricato e possibilmente andare a finire vicino al colmo. I comignoli che partono invece dalle pareti perimetrali esterne tecnicamente devono essere prolungati eccessivamente e questo diventa un elemento di svantaggio dal punto di vista strutturale perché si tratta appunto di strutture esili molto alte, spesso realizzate con poca attenzione dal punto di vista strutturale e con il rischio potenziale appunto del crollo. Il comignolo può essere anche esterno in facciata, ma ha senso in questo caso quando diventa proprio un elemento architettonico connotante e quindi viene marcato volutamente e anche da un punto di vista costruttivo deve essere tale da resistere appunto a sollecitazioni qualche volta notevoli. È meno problematico invece il caso di comignoli in acciaio, ma anche qui l'altezza eccessiva e le dimensioni particolari o il posizionamento in zone particolari del fabbricato richiede spesso dei tiranti o dei sistemi di fissaggio adatti appunto per garantirne la stabilità e la sicurezza. Ogni comignolo realizzato in opera può contenere elementi più o meno artistici, più o meno fantasiosi dei mastri. Qui ne abbiamo un esempio che è solo un'esercitazione dei nostri ragazzi dei corsi, tra l'altro fatto con i mattoni sbagliati, perché sono mattoni semipieni ovviamente, almeno in queste parti qua. Come dicevo appunto, elementi più o meno decorativi possono essere tranquillamente inseriti. Importante non pregiudicare ovviamente la funzionalità e garantire sempre la protezione dall'acqua e la stabilità strutturale, insomma, dell'elemento.